non aspettavo che te sei la più bella del mondo. Eccoci qua, aspetta che prendo anche un microfono per te. Giustamente la nostra Anastasia, come il vino buono delle cantine a noi care, è migliorata molto, è passato un anno, sei diventata vecchissima, devo dire. Vedo le prime rughe, no scherzo. Raccontami com'è stato, buonasera a te. Raccontami com'è stato quest'anno con la fascia innanzitutto. È stato un anno molto duro, mi sono maturata e lo studio mi ha portato via molto tempo, quindi sono comunque riuscita a fare qualche lavoretto. Ho fatto la Fiera Abilmente di Vicenza, ho fatto anche Vicenza Oro e spero di rifarla a settembre. Bene, noi ovviamente te lo auguriamo. Andiamo un po' più avanti, conquistiamo un po' di più il palco. Tu naturalmente tra poco sarai in giuria, darai il tuo voto per scegliere colei che secondo te ha le giuste caratteristiche per succedere a te. Noi ti abbiamo preparato una piccola sorpresina, una cosa che dura 50 secondi, ci permette di rivedere tutto il tuo percorso dell'anno scorso. Un anno fa è cominciato così, lo rivediamo insieme. Grazie. Non ti stanchi mai, tu non ti fermi mai, con gli occhi neri e quelle labbra disegnate, e come un girasole giro intorno a te. Si chiama Anastasia Savičuk, così? Savičuk. Lo sapevo che lo sbagliavo, ma tanto a te guardano gli occhi. Provincia di Vicenza 2015 è la numero 14, Anastasia Savičuk. Guardo solo te, quando sorridi tu mi lasci senza fiato. Questo era il nostro regalino. Grazie. Poi te lo diamo, te lo porti a casa. Naturalmente avrai notato che nel presentarti ho detto soltanto la nostra Anastasia, perché è passato un anno ma io non ho imparato il tuo cognome, che adesso tu invece dici bene. Savičuk. Benissimo, poi mi faccio una registrazione, quando mi serve la uso. Chiamo Marco, che è il nostro attore, poi vi racconto chi è Marco. Fate un applauso anche a Marco. Ciao Marco, benvenuto. Prego, ti dona il mazzo di fiori. Ci vediamo più tardi, grazie. Anche le mele hanno messo le mani, se magna sto mazzo di fiori, fantastico. Ti lascio la fascia che rimane tua per sempre, devi donare.